Sono Lilli Meraviglia, benvenuti in un nuovo episodio di Lilli Meraviglia. Riuscirà mai ad avere una cucina? Lo scopriremo. Allora, la situazione è che domani finalmente mi vengono a finire di montare la cucina. Per ora è ancora così. Adesso devono venire a smontarmi questo piano, perché l'altra volta quelli di Ikea mi hanno detto: ma perché c'è questo piano? Noi non lo possiamo smontare. Quindi ho detto: ok, io devo chiamare uno che mi smonta questo, mi chiude l'acqua, insomma, non lo so. Tra poco vengono, quindi io fino a domani sarò senza piastra, che in realtà non ho mai usato, e lavandino, che in realtà sì, ho usato per bere. Quindi andrò a bere al bagno. Spero che veramente domani io riesca ad avere una cucina. Cioè, mi sono anche un po' rotta di andare a scroccare i pasti. Poi più tardi viene anche Tia da Roma e rimane qualche giorno qui, quindi insomma sarà un vlog interessante. Non so perché c'ho una faccia oscena, capelli osceni, ma sempre top già. Vediamo dov'è la schiena. Oh, è lì. Ciao Raschi! Che carine! Oh, che carina! Sempre carina Lasca, sempre carina! Bene, bene! La mia cucina invece di montarsi perde pezzi, però bello, eh! Guys, sono arrivati, che bello! Mi stanno montando la cuci finalmente! C'è pure Tia! Ciao! Mi ha raggiunto per questa avventura, com'è non avere una cucina? Può capitare, ma averla è meglio. Che suono montato la cucina, mo vi spiego bene. Guardate, siamo al mare con tutta questa sabbia. Ti hai visto? T'ho portato al mare. Adesso addio a tutto questo mare. Raga, no, raga, cioè, non potete capire, non potete capire. Io sto sbroccando, cioè. Allora, la cucina è di nuovo così. Perché? Perché? Perché praticamente avevano messo la piastra qui e non funzionava, non si accendeva. Allora io dicevo: sarà saltata la corrente, andiamo al quadro, là, cambia le cose. No, no, no. Alla fine chiamo tipo un addetto, non di Ikea. Mi dice che l'hanno rotto. L'hanno spinto la piastra in questo buchino e si è spaccato. Maresca, cosa ci fai lì? Quindi adesso più tardi vengono, me lo aggiustano, non quelli di Ikea. Altri, sto sbroccando, cioè non si può avere una cucina, non si può avere, cioè io 2 settimane ci sto mettendo proprio una cucina, 2 settimane. Dopo mi devono allacciare pure la lavastoviglie, e mettere l'anta perché l'anta che mi hanno dato il meccanismo non era compatibile, quindi bisogna comprare le viti e mettere, cioè io non lo so. E poi qua ancora mi devono attaccare il rubinetto, cioè perché? Livia, sai cosa ho pensato? Cosa? Hai visto cosa hanno fatto quando tagliavano il piano? Ci hanno messo l'acqua. Ci hanno messo l'acqua? Sì, per non. Cioè, tipo prima hanno tirato tutta segatura ovunque, poi hanno avuto l'idea geniale di mettere l'acqua così non schizzava ovunque, no? Davvero? Sì, però ho pensato che non è che l'umido, visto che c'era scritto anche non mettere la lavastoviglie, ogni fonte di umido e di vapore può Quindi dici rovinare. che. Per... Non lo so. Cioè, ma va bene, io pago per un servizio e mi spa. Però che non è neanche mio questo, era già nella casa, quindi cioè, mi si incurano pure, cioè, io non so che fare. No, vabbè, mi sono accorta che tipo queste sono le illuminazioni LED qua sotto, no? E Ikea vende il cavo dell'alimentazione separato. Ovviamente non l'ho comprato, no? Cioè, io non ce la faccio più. Non ce la faccio più, una volta mi piaceva Ikea, adesso la sto rivalutando molto. Sono le 4, raga, dalle 9 di stamattina che siamo appresso a questa cosa, ma anzi, da 2 settimane che siamo appresso a questa cosa, ma finalmente. Però, raga, non vi dico, eh. Non vi dico, dopo vi faccio una recensione pessima, ma pessimissima di Ikea. Guardate la prima cosa cucinata. Stiamo cucinando. La piastra va finalmente. Questa è la nostra abat-jour. La prima cosa cucinata in questa casa. Top, raga. Raga, io non so a che punto del video eravamo rimasti. Ovviamente, però, a parte che guardate chi è che sta martellando? Guardate che carina la mia face, il mio look. Poi giù qua cade? Oddio, cade. Vabbè. Comunque, guardate. Non so se l'avevo già fatta vedere, però è stata
Finita, finalmente ho questa dannata cucina. Scusate se vi sto scassando così tanto con questo. Cioè, è un video dedicato alla cucina, ma non sarà l'unico, perché farò un video in cui vi racconterò tutta la mia disavventura, contro Ikea. Oh, la mia esperienza, la mia sincera esperienza con Ikea, che mi ha fatto stressare non poco. Comunque, adesso guardate che bella ho risolto. Oh, chi c'è? Chi c'è? Ciao Tesu. Ciao Tesu. Ciao Tesu. Dove va? Chi ha lasciato queste zampette qua? Ma che carino questo gatto. Comunque raga, adesso vi faccio bene il tour della cucina. Queste qua ripeto perché ogni volta mi arrivano i commenti: perché è blu? Sono le plastichette, vedete? Non è blu ovviamente, solo che voglio farci un video ASMR in cui le stacco, quindi aspettatevi un video ASMR. Scusate, io mi distraggo troppo per la carineria di questo gatto. Quindi raga, non è blu, risulti come orribile, no, non è blu. Guardate, ho comprato le nuove ring light, wow. Vi faccio il tour della mia cucina, la faccio vedere bene. Non è un modello specifico di Ikea, l'ho creata io. Ci sono, sì, ancora i cosi del mio compleanno, che ormai è passato più di una settimana, ma vabbè. Tra questi sono i pensili alti, qua ci ho messo, wow, i piatti con le tazze, copriamo qua. Altri piatti, questi sono quelli della mia vecchia casa, le ciotoline. E su i piatti di carta e la carta igienica, perché al momento non so dove mettere. Poi di qua che ho messo? Non lo so. Ah, ho messo i bicchieri e questi altri bicchieri, quel limone, dei fazzoletti. Cos'è? Oh, acqua di pesce! Sì, ma devo comprare il tappo perché sennò mi sbrotto. Oh, sto cercando di fare un video, eh? Oh. Perché sennò mi sbrodolo tutto. Di qua abbiamo questo che io non avevo nell'altra casa e penso che non lo userò mai, visto che non lavo i piatti a mano. Però vabbè, magari quando ho lavato un coltello l'ho messo qua. E poi ci ho messo quel calice che non entrava qui perché è troppo alto e quindi l'ho messo lì. Non avevo questo coso, effettivamente perché l'ho preso non lo so. Poi qua non c'è niente, vuoto. Cioè ci ripongo la mia aria, qui c'è un po' di aria, sembra che finisce. So dove andarla a prendere. Guardate che bello il piano nero, raga, è bellissimo. Questi buchi sono quelli del piano di prima, non so cosa ci devo fare. Questa piastra non l'ho comprata, era già nella casa, l'ho fatta mettere dentro qua. Stessa cosa il lavandino, infatti è un po' piccolino questo lavandino. Io a Romano ce l'avevo doppio. Poi qua ci sono tutti i led che devo attaccare. Sopra ci sta l'attacco, non ho capito, non mi hanno venduto il filo, vabbè. Qua primo cassetto, per ora c'ho le posate messe così e devo comprare un divisorio. Secondo cassetto, guardate, c'ho del cibo, le mie spezie, pesto, tè, minestre pronte, pasta, sale e zucchero. Ah, ed è una baguette, wow. Terzo cassetto, il mio cassetto degli snack, patatine, cazzatine, caramelline, biscotti della fortuna. Molto buoni quei biscotti del Lidl, devo dire. Oh, oggi Alaska è tutto il giorno che sta a mangiare. E l'ultimo cassetto, buste per andare a fare la spesa, carta forno, cibo di Alaska, insomma un po' di cazzatine. Poi questo, raga, la lavastoviglie, che ho, perché devo svuotare, ma vabbè. Adoro, ora sì che sono contenta, raga. Secondo me è la cosa più utile del frigo. Lo dico, lo dico. Vabbè, qui dentro per ora c'ho quella le buste della differenziata, ma non ho dei cestini per ora, quindi sono buste. Qui c'ho le pentole, c'è questo coso che si tira fuori tipo wow, incredibile. E due taglieri. E poi, raga, finalmente il frigo, guardate, il mio frighetto. L'ho voluto prendere così piccolo di nuovo, perché nell'altra casa ce l'avevo piccolo così. L'ho voluto riprendere così piccolo perché tanto per me va bene, insomma, non mangio tanto, va benissimo. E guardate già cosa c'è nel mio frigo, wow, tortellini, una vodka, succo, oh, gli avocado, voglio mangiare i miei avocado, pomodori, Coca-Cola, Moro Lucano, spumante, uova e Red Bull, wow. E guardate il freezer, vuoto, e neanche, tipo io a Roma avevo uno strato così di ghiaccio, incredibile. Poi qui, vabbè, è il mio forno a microonde che mi sono portata da Roma, lo conoscete tutti, quello che fa. E poi qui c'è questo pezzo in più che mi ha detto: ma lo taglio o lo lascio? Ho detto: ma lascialo. E quindi è diventato il bistro di Alaska, che c'è questo palo in cui Alaska può fare pole dance. Infatti non vedo l'ora di vederla all'opera. Alaska, puoi fare un po' di pole dance per favore, dai? Vai. Sono ingrata però, eh. E niente, raga, questo era il tour della mia kitchen. Fatemi sapere se vi piace. È un video per farvi sapere che finalmente, dopo 2 settimane,
ce l'ho fatta. Come avete visto, abbiamo cucinato anche la nostra prima cosa. La cucina funziona. Che c'è? Non posso resistere a questo coscio. E quindi niente, raga, questo era tutto. Questa è la mia cucina. Fatemi sapere se vi piace. Io vi ricordo di andarmi a seguire su Instagram, mi chiamo Lilly Meraviglia. Se volete farvi fare un tatuaggio da me, potete mandare un'email a info@ivetatuart.com scrivendo cosa volete. Vi farò il tatuaggio che volete. Vi lascio il link del merchandising giù nell'info box. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.